tutti amici e benvenuti in questa nuovissima fottuta notte horror con The Mortuary Assistant, cioè l'assistente mortaccioso. Chi è l'assistente in questa puntata? Tu sei l'assistente, che sono del mortaccioso, che sei Amorruccio. Esatto. Tu? Io sono l'assistente del mortacciaro. Che sei? Che sono Matrix. Ok, mi raccomando amici, supportate questa serie con un bel mi piace, queste fottute notti horror, tutti i video del canale con un bel mi piace, commento e una condivisione, iscrivetevi al canale se siete già iscritti, attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link sono in descrizione, come anche la playlist di questa fantastica fottuta notte horror dell'assistente serie. Mortaiolo. Esatto. Allora, turni completati 5, possessioni subite 2, demoni schiacciati 4, corpi imbalsamati 16, corpi bruciati 6 e andiamo in game. Oh, eccoci qua in casa della tizia lì. Allora, Matreus, grazie anche ai vostri commenti e così, mi ha detto: ehi Amon, guarda che mancano due fottuti finali. Non so se riusciremo a farli tutte e due, però Matreus mi ha detto: allora, giusto per, bisognerebbe cercare, che cosa? Due coin, due gettoni, sì, fondamentalmente. Quelli della sobrietà. Quelli che dove non bevete per un po' vi danno, o non vi drogate per un po' e vi danno, in America è tipico, che hanno i numerini con le settimane, giorni, mesi, anni in cui siete puliti, tra virgolette. E quindi dobbiamo trovarli. Perché? Perché Matresmo ha detto: guarda che Amon, stai attento perché eccoli qua, sono questi. Bisogna trovare questi cosi qua per sbloccare forse uno dei due finali. Ad esempio, vedete, questa qua è la moneta dei 5 anni. Mio padre è stato sobrio per anni. 5. E non l'ho presa. E moneta dei 10 anni. Sono sobrio da 10 anni. Ok. E poi abbiamo questa, la collana di mio padre. Ok. Love you, Dad. Perfetto, questa era una delle cose sicuramente che potrebbe sbloccare uno dei finali, giusto? Le chiavi però mancano. Perché tanto se non andiamo. Ok, vai. No. Ok, quindi. Ci siamo. Punto fondamentale è stato fatto. E ora proseguiamo. Ora proseguiamo. E qua ci è arrivato un commento che ci ha detto: ehi Amon, fai una cosa. Giustamente, sì. Essendo che avete sbagliato qualche puntata fa, se vi ricorderete, abbiamo sbagliato a fare che cosa, Matreus? Praticamente la tizia nel basement, nello scantinato, esatto. La moglie, esatto, di Raymond, aveva detto: questo non serve a niente, questa ha cambiato faccia, no? Come sempre. È cambiato il colore della macchina. Esatto. E ci aveva detto: bruciate un corpo con il mio illuminato. Ah, ce li ha riportati qui. Ok, quindi da adesso in poi probabilmente sono qua. Sì. Vabbè. Bruciate un corpo con il mio sigillo, che lei c'ha il sigillo attaccato alla bara. E poi mi liberate. Cioè, prima di liberarmi dovete bruciare un corpo con il mio sigillo. Noi, a quanto pare, abbiamo sbagliato il corpo. Esatto. E quindi dobbiamo rifare anche quello. Esatto. Corretto. Corretto tutto quello che hai detto, Matreus. Quindi potremmo fare due finali. Vediamo come va. Qua il codice, te lo ricordi qual era? Mi sembra che era 19, sì? 70, 44, possibile. Mazza che ricordo, Matreus. Ok, questa è la chiave che serve sotto. La chiave grossa ce l'ho già. E c'hai l'inventario pieno adesso attualmente. No, oh. Vabbè, no, dai. Posso... posso già andare fuori, secondo te, a... Non rispondiamo. Niente. Cioè, nel senso, prima di iniziare... Hello? Hello, Rebecca? No. Oh. Rebecca? Ma perché dice... sì, sono io. Allora, cosa vuoi? Ma c'è sotto... Vabbè, te cosa dici? Che possiamo già andare fuori? Possiamo già preparare tutto. Cioè, allora... L'idea è questa. Di bruciare... No, di bruciare, di liberare la tizia sotto. Non so se si riuscirà. Ma qual è la chiave adesso? Questa, sì. Quello scantinato. Perché ti faccio un piccolo che spoiler. Che è questa? Are you out there? Hello?
Ma non puoi aprirgli questo? Sì, entra un po' lo puoi aprire. Faccio un piccolo spoiler. Vabbè, intanto che parla io torno su. Sì. Oh. Vabbè. Dimmi. Questo abbiamo già visto. Il finale, quello delle monete. Si può fare se ti capita un evento casuale. Okay. Potrebbe non capitare. Okay. Per questo abbiamo preso alla fine le monete, perché se capita, buona. Se capita bene. Comunque l'obiettivo cerchiamo di questa. Se ci capita l'altro, facciamo l'altro. Ti dirò. Che sono i due finali che mancano. Però qua è importante prendere questo simbolo, metterlo nel corpo posseduto e bruciare quello giusto. Sì, dai, sbrigati, ti aiuto, sì. Smetti qua che devo aprire la porta. We have to get out or it'll be next. He just wants to save his own fucking skin. Please, there's still time for both of us, Rebecca. Find a way to let me out. Sì, va bene. Sì, te lo trovo. Se mi apri qui, te lo trovo. Facciamolo già. Che cosa? Facciamo già a provare. A far cosa? Ad aprirla. Però in realtà, cioè. Ma non abbiamo il corpo da bruciare. No. Se tu vai avanti, se tu vai nell'altra porta, prendi il martello. È lì sulla. No. Il martello sulla. Ah, sì, scusa. Lì. Apri. Tiri sul coso sopra. Apriti. Prendi il tagliabulloni. Tagliabulloni. Che in realtà non è un tagliabulloni. No, fai per aprire e lei ti dice no, aspetta. Wait. You can't open it yet. Ah, ok, vuoi far scattare già. Sì. Vabbè, adesso andiamo. Così su, adesso possiamo prendere il coso. E questo dopo. Posso buttarlo qua. Tagliabulloni. I can't use that here. Ah no, scusami. Burn it with the possessed body instead. Once the other demon is gone, you can let me out and we can leave together. Okay. Please. Vabbè. Questa è una data dalla nostra esperienza nel gioco ormai. Okay. I nomi. I nomi. Allora, partiamo subito. Troy, non so perché c'è Steve. Axe, poi abbiamo Gianetta Games e Tony Pizza. Abbiamo il vincitore. Tony Pizza. Secondo me è Tony Pizza il. No, questo ho già preso. Ti vuoi chiamare di cognome Tony Pizza? Tony Pizza. Va bene. Andiamo su Tony Pizza. Non è una cosa. Cioè, è italiana, ma è conosciuta in tutto il mondo. Ma sai una cosa che secondo me non hanno considerato in sto gioco, che avrebbero potuto fare? Mettere tipo nei nomi, magari qua che non puoi aprirlo, per assurdo, il nome del tizio che è tuo, il tuo nickname di Steam. Ah, sarebbe stato. Ma non sempre, una volta ogni tanto. Bam! Sì. Sarebbe stata una cosa grandiosa. Vabbè, questo è Tony Pizza, eh? Tony Pizza, vedo che c'hai un po' di pomodoro sulla fronte. Allora. Oh, si è chiusa la porta. È vero. Ah, aspetta. Ah, aspetta. No, qua. Qua? No. È vicino alla finestra. Eccolo qua. Cos'è? Una G un pochino storta.
Noi comunque questo lo facciamo lo stesso. Sì, sì. Dove la gisto? Questo. E vabbè. Okay. Strisciolina. Strisciolina. Quindi è capitato un evento mentre noi eravamo giù, eh? Sì, ma infatti io ho sentito camminare, però non ho detto nulla. Non ho capito. Mi sembrava strano. Qua non c'è, via. Adesso velocemente, tanto ormai siamo... Qua c'è il puzzettino, via, indietro, via. E adesso è... posto così. Andiamo posto via. Così. Sì. Questo sta già facendo casino, eh. Ah, basta. Sì, no, ma volevo... questo coso qua face altro casino, vai. Allora, Tony Pitts. Palla destra. Gamba destra. Via. Vai. Dì la solita cosa. Avrebbero messo il resoconto di imbalsamazione come il foglio, sarebbe stato molto infatti, più comodo. Non ho ancora capito perché non l'hanno fatto. Però questo quella ha cambiato faccia, sicuro. Vero. Andiamo. Ok, andiamo, va. Via. Allora, iniziamo subito. Qua bisogna cucci la mandibola, ancora mandibola. No, questo non mi interessa. Niente. No, non lo voglio questo. Non lo voglio, voglio aprire il cassetto. Qua non c'è niente, qua non c'è. Sì, qua sì, quindi due. Qua non c'è una mazza. Chiudi, quell'altro chiudi. Questo è per dopo. Eccolo lì. Iniettore ad ago. Sono già gli alieni. Dove sono le spille di fissaggio? Non le vedo. Qua. No. No. Chiudi quelli sotto, tanto non ci servono. Ci servono le spille di fissaggio. Qua. Lì non l'hai aperto. No. Ma cavolo, sono finite le spille di fissaggio. Questi sono gli occhi. No. No, l'ombra che fa più. Tutti, questi non ci servono più. Sopra? Qua, sopra due. Ah, qua. Eccoli qua. Erano l'altra volta. Sì. Questo non ho ancora capito cosa serve, ma vabbè. Ormai. Appurato che non ho capito e non capirò mai. Ma forse per te, veramente. Ma tanto deve essere veloce. Bruciato, buttalo dentro, no? Che cavolo me ne frega a me? Scusami, inserisci copriocchi. Ma secondo me non devono essere tutti bruciati. Semplicemente noi bruciamo il demone e poi la famiglia dici, mi spiace, è andato male qualcosa, abbiamo dovuto bruciare. Mescola il allora, glutalmede, questo qua cos'è? Umettante, va bene. Via, poi. Questo qua cos'è? Gultal, lì, formaldeide. Vai dentro, poi. Questo qua cos'è? Sbiancante, no, non mi interessa. Cos'è che era l'altro? Metanolo e il glutalmede lì. No. Beh sì, era qualcosa, secondo me. Ah sì, un uccellino che ha picchiato... Aspetta! Che? Tutti. Ah no! Troy! Oh, il Tony Pizza qua. Cos'è che mi mancava? Il metanolo che è questo. No, è questo. Il metanolo è questo qua. E quello nella... E poi questo qua che è il sangue, ricordiamoci, della tizia che c'è di là, Della moglie. Esatto. Ora. Bisturi e tubo. Poi abbiamo bisturi e tubo, sì. Bisturi è qua. Orcipe e tubo. Tubo è qua. Tubo è sopra, forcipe ancora sopra. Forcipe lì. Vai. Qua. Io uscirò da questa serie che dirò veramente forcipe. Tubo. Ah no, forcipe. Dove cavolo è la forbice? Forbice. Tubo, ok. Dietro. E facciamo andare il piscino. Nel mentre guardiamo. Sì, è lui. Faccia da becca morto che ha. Sì, c'ha le...
le occhiaie. Le occhiaie, cioè tutti gli occhi intorno cioè... neri. Qua finito. Neri come un demone. Allora, poi abbiamo. Spegni la pompa, rimuoca. Via. E chiudi. Così a mani nude sparisce anche la. Vabbè. Poi riempi una sacca a flebo vuota. Che. Dove cavolo è la sacca? Mo la sacca. Forse sotto la pompa. Ah sì, come sempre, eccolo qua. Ok, e la riempiamo con qua. Trocar. Okay. Poi c'è. Ah sì, il trocar. C'è il trocar qua. Tac. Poi andiamo qui. Lo ficchiamo dentro qua. Fai cose a caso perché tanto non serve una mazza. Appurato. Hai visto quanto ci va stavolta? There we go. Ok, poi a questo punto abbiamo la soluzione detergente. Io mi ricordo che era già successa sta roba. Sì, sì. 1970, Fronter. 44. Sì. L'anno di arrivo della casa della morte, la nascita del suo creatore. Hanno già visto sta roba. Vabbè. Buono, sai questo cosa ci dice? No. Questo ci implica che forse non dobbiamo fare l'evento quello... Quale? Quello dove devi aprire la bocca a tutte le statue. Ah, meno male. Mescola le soluzioni detergenti. Ok, tiec. E prendi l'idrante. E sotto là. Dove cavolo l'hai visto? Ah, eccolo qua. L'uomo che gioca a calcio. Ma dove ci vedi l'uomo che gioca a calcio? A me sembra una O con tanti. Dov'è? Qua, no, vedi che è uno che calcia. È un omino che calcia. Vabbè. La bella pulizia, guarda qua. Qua andrebbe pulito meglio. Il coso, il... Cosa? Chi? Fogliettino. Ah, il fogliettino. Ok, cavolo, meno male che c'ho l'assistente dell'assistente. Ma io metterei una barra qua. Qualcosa. Così sei chiuso dentro assieme al demone. Ma va. Ma che chiuso? Demone. No, è pizza. Io direi che non è pizza, eh. No, è pizza è stato abbastanza bravo. Cioè, sono successe cose, ma pizza. Diciamo che non ha pizzato. Facciamo prima la tizia. Prima la tizia, lasciamo l'ultimo là. Prendo bene la mira. Ma che si chiamava sta tizia qua? Ma che cavolo, non si riesce a vedere mai una mazza. Elizabeth. Vabbè, tanto adesso lo vedremo, c'è la cartella clinica. Via, veloci come la luce. E tu, mi siamo diventati veloci. Veloci. Mica! Butta qua. Ok, perfetto. Adesso. Ispezioniamo subito. Tac. L'abbiamo già preso. Yeah. Questo secondo me è lo stesso evento che è capitato prima quando abbiamo trovato la porta chiusa, eh? Però adesso non esplode niente. No, certo. Non esplode. Ma non c'è niente. Adesso non c'è niente, cioè. Ancora. Non è... Di là sì, sì, non riuscivo a schiacciare. È un po' di grafici li ha, Poi, quelli così.
Allora, vediamo un po'. E che cavolo, allora, questa qua si chiama Jeanette. Non c'entra niente Elisabetta, ma vabbè. Vabbè, mamma triste, devi fare. Li avessero messi così come la scheda, sarebbe stato più bello. E l'ho sempre detto io, eh. Ti vorrei ricordare che l'ho sempre detto. Tanto adesso arriviamo di là. In giro con il fogliettino, guardi la foto, fai vedi è cambiata la faccia. No, non lo dico, cosa. Non lo dico. I can't use that here. I can't use that here. Sa cosa avevi preso? Perché questa ha cambiato la faccia. Te pareva. Quello è il problema di tutto. Il problema di tutto il gioco è quello. Vai, vai. Allora, sinistra. Sopra, dai. Sopra là. No, vabbè, anche lì. Lì, sull'appoggino. Ah, ecco l'appoggino qua. Questo non ho capito cosa serve, ma comunque. E continuiamo a farlo. Imperterriti. Vai. 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 Ok. Però anche veloce. Funziona veloce. Non cambia niente. Non cambia niente, Matrix. No, sì, no. Non cambia niente. Poi ci abbiamo questi. Senza guardare la cartella, ormai. No, no, io guardo lo stesso la cartella. No, fai, devi prima. Che rottura di scatole, che. Io spazio. Questo me la ricordo. Yo, like behind the building plate. Questo ci serve. Red down the beach in just a sec. Grab your kit and get down here. Party's gonna start without you. Che è questo? Si riempie d'acqua. Fare cose poi. Lo giro è diverso però mi sa, eh. Ricordi l'altra volta c'era la vecchietta qua. E qua c'è il padre, mi sembra. Qua c'è il padre. You did this to me. It's all your fault. Ah, uguale, uguale. Mi è venuto un colpo lo stesso, ma uguale. E poi era lì, si è ribaltata fino a qua. Succede sempre, non so. Vabbè. Sembra uno che bussa la porta, in realtà è lei. Poi abbiamo un'incisione, bisturi, il tubo. Il tubo, forci. Tubo qua. Questo qua. Perché è sul collo. Ah, giusto. Forci. I'm missing something. Ah! Tanto ci facciamo un giro. P. P. Mezzo. La L al contrario. Che è... questa. Se ne ammazzo. Poi abbiamo. Aspetta, che qua abbiamo. Ah, sì, la sacca da flebo vuota. Questo qua. Poi ci prendiamo. Lo mettiamo qua dentro. Sacca da flebo. Poi torniamo qua. Prendiamo questo. Poi facciamo così. Facciamo la roba inutile qui. Ora io vado. Oh, mi sono dimenticato una cosa. Prendere il foglietto. Vai già. Ah,
Vai, 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 vai. Anche questa non ha fatto niente, eh. There we go. No, vabbè. Perla. Ma io rimango sempre. Oh, sto clacca. Spento la luce a sinistra. Allora, mesco e sud... Ah, sì, via di qua. Via. Andiamo di qui. Mescoliamo. Oh. Porcaccia, Eva. Chi è sto qua? Non è Tony Pizza, eh. No, è l'altro. Questo non è Tony Pizza. No, c'aveva gli occhi neri. Senti, te cosa dici? Lo prendiamo o lo buttiamo già dentro? Facciamo. Lo buttiamo già dentro? No, no, lo facciamo. Fallo, fallo. Devi chiudere la porta. Allora, aspetta, dove cavolo ero? Mescola le soluzioni, vai. Ok. L'idrante. Poi non ho capito cosa serve l'ultima cosa qua, mescola hai detto. Secondo me è per pulire. Pulire cosa? Ah, la pompa, questo. Ok. Infatti non è attaccato al corpo. No. Signorina, lei è stata brava. Eh? Lei non c'entra niente. Quindi a lei. Oh, Tony. Sì, sì, è lui, sì, lui. È lui. È lui, è lui. È lui, è lui. È lui, è lui. È palese. È lui, adesso è lui. Lo apriamo, vedrai, c'ha gli occhi... neri grossi fino sì, a sì, qua sì sì ma è lui panda, è lui, è lui perché lì Tony Pizza è stato bravo. Tony Pizza e anche questa qua Elisabetta che non si chiama Elisabetta e... ma cos'è che avevi detto? Elisabetta è uscito da solo anche dai va bene. Dai su dai vieni vieni dai dai sì ma dai, lui, è lui è lui è lui è lui guarda c'ha gli occhi neri sembra veramente un panda poi sorride è lui è lui è lui sembra un po' il Joker anche. È lui, eh! È lui! È lui! Non ci piove! Adesso facciamo proprio veloce, eh! Velocissimo! C'è niente. Sembra una presa in giro. Questo ce l'ha. Vediamo se la mano si è scottato. È tagliato. Tagliato, ma anche i simboli e si è sfregiato sì, proprio. Sì. Qua se, non si lava i piedi da un mese. Dubbi, c'era il simbolo del demone, quindi. Sì. Qua, guardalo qua, un bello nascosto. Qua, guardalo qua. Via. Velocissimo. Allora, chi è che è? Troy. Troy, ti sei beccato un bel demonazzo, eh. Avessero molto fatto male. Esattamente molto come la male. Cosa. Molto male. Molto male. Qua esplode, dici? No. Andiamo di far veloce. Via, 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 via. È stata la tizia lì, eh. Lo dico io. Ecco, lì, gli alieni. Vabbè, noi continuiamo. Si legge una mazza. Cosa qua sopra in alto? E appoggino. Appoggino a sinistra, dritto, di lì. Ah, è questo, ok. Ah, sì, è il lavoro inutile, ok. Questo qua non me lo ricorderò mai, questo roba qua. Non... Questo lo pinzo però volentieri, lo chiudo volentieri, sta sulle... There we go. Via, poi. Right. Poi c'è da mescolare, giusto? Eh sì. No. No!
Mannaggia! Zitto, zitto! È lui, dai, bruciamolo così! No, non puoi! Ah, non puoi? Questo non era mai successo, Matreus. Lo sapevo che era troppo bello. Ma che ci sono degli occhi? Chi erano? Eccoli di nuovo. È il mare, siamo sulla spiaggia forse. Via! Oh! So difficult for a little beggar. Just give in. Padre. Padre. Listen, please. Cliccalo, cliccalo. Clicca. No, c'era la manina. La manina, io cliccavo, Non posso. Per te. Mettigli la collana. La collana? La collana? Hai ragione, Matreus. C'era la cartella, però, guarda. Oh, fa robe. Che fa robe? Si sta muovendo. No. Eh sì. Ma chi se ne frega? 9. Chi se ne frega tanto da me per l'altro? Fa niente, lo metto lo stesso per sicurezza. Dov'è il 9 qua? Avremmo anche questo, Se lo prendo ma non serve a niente. Cosa dovevamo fare? Non mi ricordo più. Mescolare. Al glutalmede qua. Questo ci serve ancora. Formaldeide, no. Questo non serve niente. Qua. Questo. Metanolo. Ora secondo me ci abbiamo. Questo. Cosa? Possiamo fare entrambi. Puoi scegliere. Posso scegliere. Cosa devo bruciamo scegliere? Quello giusto con il. Con il coso. Ma cambia qualcosa. Non so, cioè. Le opzioni sono due. Bruciamo il corpo giusto. No, salviamo con quella sotto. Vuoi salvare quella perché? Hello? Hello? Why are you still doing this? I'm going to kill you, Rebecca. Zitto. Perché l'evento delle monete è più raro. Svolto in due modi. È più raro. Può essere svolto in due modi. Mettendo le monete nelle mani di Rebecca o mettendo la collana al padre. Allora facciamo quell'altro. Cioè questo, delle monete. Però non ho la certezza. Allora, Matreus, non è la certezza. Allora facciamo quell'altro. Cioè, dai, va bene. Se non è la certezza. La certezza. Io ho la certezza qua. Tu cacchi qua. Questa è la certezza mia. Ma che ride! Maledetto. Non ci penso io a te. Ti ficco questo dove dico io. In teoria andrebbe anche aggiornata la scheda. Quello non ce l'aveva, tutte ste robe davanti. Perché c'è un altro evento alieno, qualcosa del genere. No. Il suono del trocca. No, secondo me è la pazzia di lei. Il suono del trocca. No, non questo. There we go. Ok, poi mescola. Questo non serve più niente. No, non lo so, Matreus, stavo. Facciamo con la tizia di sotto. No. Dentro. Mm.
No, 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 no. Che ha fatto? È andato via. Qualcuno ride. Sì, ma non voglio vedere, non voglio vedere, qual è il problema? Prendi già il disinfettante sotto nella sotto la vetrinetta. Ah, quando dici sull'incomune non si capisce niente. Faccia, via. Ride questo. Sì, ma c'ha anche gli occhi aperti. Noi li abbiamo chiusi. Io lo sparo. Dobbiamo andare a prendere il robo sotto. Sì, sì. Andiamo subito. Andiamo subito. Subito, appena si alza, si è compenetrata anche nel pavimento questa qua. Andiamo. Troi. Buone notizie, signorina. La liberiamo. Altro, hai notato l'audio? Non c'è più. Non c'è. È tutto buggato. Ma che buggato? Questo mica è un bug. Ma senti, non si sente l'audio della pioggia. Lascia stare, ma. Era scomparsa la porticina. Questo parla. Sì, non ci sono. No, ma secondo me è tutto buggato. Mettigli già il coso. You're wrong, you know. Eh sì, lo so, però lo facciamo per Valerie. Giralo. Giralo. Oh, o la va o la spacca. Lui è lui. Ciao. Volta mi metto di qua. Sono 100% qua. Chi è? Non posso uscire. Metto dietro stavolta, dietro qua, Ci mi spara nell'angolino di là, secondo te? È lui, Quello nero c'è. Però io volevo aiutare la tizia là. Benissimo! Aiuta. Corri che non ora si è sistemato. Infatti, sì. C'è. Era buggato. Vado, Vai. Let's get out of here. Thank you. Non penso che sia viva, però. Aia. Tutto scorticato di. Era un finale da fare, ma. Eo. Non l'aveva capito che era un demone. No, pensava di averla liberata. I'm going to take what's mine. It's time for you to burn. Oh, I've waited so long. Look at this beautiful structure itself, city. Rotted, weak, lifeless. But this body is no longer mine. I have my prize. Raymond! Oh no.
Rebecca? Ci ha fatto! What is this? What the fuck is happening? Che anche il... c'era là nel disegno. Not telling me. I know. There is a lot here. We'll figure it out. But right now, I need you to go what? Home. Io lo prenderò a schiarmentare dentro là. My life is in danger too. I deserve to know what the hell is going there on. There are some things. There are some things that are safer if you aren't aware. Bullshit. I don't trust you. You think I don't know you'd lock me up just like Valerie if you had the chance? No. I'm here because I have no choice. My life is in danger every single night with no end in sight, and you're still not telling me everything. I will find out what you're fucking hiding from me. Rebecca. Apre la porta quella là. Another already. Oh baby, you're burning up. Backup after backup. You're such a prepared little boy. But it doesn't matter. Time is no object, and I revel in it for every last second. It won't last forever, Raymond. It'll last long enough. Ah, ecco come si fa i tatuaggi allora. One day there will be nothing left, and I will bask in your suffering as you are dragged to hell, kicking and screaming. Yeah, you've said that before. Don't you all get tired of saying the same things? You're pretty fucking predictable at this point. Oh, not that predictable. After all, you're down here begging for more scraps. Awful lot of missteps lately, Raymond. Rebecca put you in an awfully tight spot. No more Valerie. No more blood. One less barrier between you and the inevitable, my love. She didn't know. It's not her fault. So many women in your wake. Poor Raymond. Orlando. Ma chi è questa qua? Non so chi è questa qua. See you around. She's still here. You'll always have mommy to help with this. È sua mamma! Yeah, you've said that before too. Believe me or not, I enjoy her torture. It's my only pleasure in this fucking place. It must be so heartbreaking having to watch her son carve away piece after piece. No way out, always screaming and begging for mercy. Every second you keep me here is another eternity of her suffering. Good.
Woohoo! Allora, è uscito un achievement che abbiamo completato il finale 6. Questo mi sembra strano, anche questo. Sì. Secondo me questo è la vera... questo è proprio la fine. Il finale del finale. È proprio il finale finale questo qua, attenzione. Questo è il finale del gioco. Quindi in realtà il gioco noi l'avremmo anche finito. Sì. Però ci sarebbe... Esatto. Manca quel finale lì che vi aveva spiegato all'inizio con la storia dei coin, dei gettoni. Mm-hmm. Io ci proverei a questo punto. Sì. Proviamoci, però vediamo. Alla fine magari prendendo solo i coin si potrebbe attivare. Non so. Comunque, Matreus. Mentre qua girano i titoli di coda, cosa ne pensi del gioco? Bello. È stato un bel gioco, allora, diverso dal solito, sì. Quindi diciamo che quello che ho pensato subito in realtà dalla seconda volta è il fatto che comunque tu ripeti le stesse azioni, cioè praticamente il gioco è sempre lo stesso, ripeti le stesse azioni, ma cambia ogni volta quello che succede, sì. E quindi anche la trama durante la puntata cambia. Mm-hmm. E questo è la fine perché abbiamo liberato la tizia là. E probabilmente siamo scappati dal dottore. E questo è interpretata così. Probabile. Comunque devo dire, un bel giochino. Mi è piaciuto. Ecco, finale 6 di 6. Turni completati 6. Possessioni subite 2, demoni schiacciati 4, corpi imbalsamati 19, corpi bruciati 7. Demortuari assistant, l'assistente del mortaccione. Perché da quel che so... Questo finale qua credo sia stato aggiunto poi dopo. Ah, perché non aveva la fine. Non aveva la fine perché mi sembra che era in accesso anticipato anche. Ah, ok, giusto. Quindi quando è uscito dall'accesso anticipato credo abbiano aggiunto questa cosa finale. Qua. Infatti adesso... E ci manca quello in mezzo. Ci manca questo qua perché vedete c'è tutto. Va bene, allora direi che per questa puntata è tutto. Mi raccomando, supportate questa serie, questo canale, questa fottuta notte horror con un bel mi piace, un commento e una condivisione. Iscrivetevi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella. Pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link sono in descrizione, come anche la playlist di questa fantastica sera, link in descrizione, anche Instant Gaming, una piattaforma per comprare giochi a prezzi scontati, per cui da Amorouge e da Matreus ci vediamo al prossimo fottutissimo video. Ciao a tutti, ciao.